Dunque, innanzitutto quello che dobbiamo fare è andare a prendere le misure della nostra macchina da cucire. Quella che ci servirà sarà la misura della lunghezza, dell'altezza e dello spessore, che naturalmente prendiamo alla base. Ma se come me avete una macchina Necky della serie NC, non vi preoccupate perché tra poco vi darò io tutte le misure corrette. Eccoci allora, per creare la nostra cover per la macchina da cucire ci occorreranno diversi pezzi di stoffa che adesso vado a elencarvi. Questi sono tutti pezzi di stoffa per la parte esterna della cover, ma poi dovremo crearli uguali, identici, con le stesse misure anche per la parte interna. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto ci servono due pezzi di stoffa, come questi due, da 43 per 28 centimetri. Vi ricordo, come vi ho detto prima, che dovete misurare la vostra macchina da cucire e aggiungere 2 centimetri per ogni lato. Nel mio caso sto utilizzando questi pezzi di stoffa che ho unito. La dimensione che dovete utilizzare è quella che vi ho dato. Semplicemente io ho voluto abbellire la mia stoffa mettendo due pezzi di stoffa diversi, ma bisogna contare comunque il perimetro esterno, che è quello che vi ho dato. E questi due pezzi rappresenteranno la parte frontale e posteriore. Poi ci servono due pezzi di stoffa da 28 x 18 centimetri e questi invece saranno i due pezzi che andranno a lato, quindi le parti più strette che andranno a ricoprire i lati della macchina da cucire. E infine un pezzo di stoffa da 43 x 18 centimetri che invece sarà quello della parte superiore. Successivamente faremo un foro in corrispondenza della maniglia in modo da poterla appunto tirare fuori e utilizzare normalmente anche con il rivestimento infilato. Come vi ho detto prima, ci serviranno poi altri pezzi di stoffa delle stesse misure di quelle di prima, ma per la parte interna. Però i pezzi che ci occorrono sono identici, quindi due pezzi da 43 x 28, due pezzi da 28 x 18 e un pezzo per la parte superiore da 43 x 18. Nel mio caso non avevo altra stoffa di queste dimensioni, quindi ho utilizzato questa come rivestimento interno, ma l'ideale ovviamente sarebbe utilizzare una stoffa simile a quella esterna oppure a tinta unita o comunque con una fantasia che non sia così evidente. Ma non è finita qui, perché ci occorrerà anche del feltro. Potete usare il panno Lenci oppure un feltro un pochino più spesso. L'ideale, ripeto, sarebbe magari un colore bianco, perché non andrebbe poi a vedersi in trasparenza con la nostra stoffa. Io avevo solamente questo qui con queste dimensioni, quindi utilizzerò questo, ma comunque rimarrà all'interno delle due stoffe, quindi non si vedrà all'esterno. E le misure sono le medesime, quindi due pezzi di stoffa da 43 x 28, altri due pezzi da 18 x 28 e infine la parte superiore da 43 x 18. Quello che vado a fare prima di tutto è unire il feltro alla stoffa esterna, perché in questo modo ci verrà molto più semplice poi cucire il tutto. Potremo ovviamente tenere fermi i due pezzi con delle clip e poi andare a cucire, però io preferisco avere una stabilità maggiore e quindi voglio andare a fissarli insieme. Per farlo utilizzo una colla spray che vado a spruzzare su tutto il feltro e poi applico sopra la stoffa. Va bene anche quella removibile, l'importante è che tenga giusto il tempo da permetterci di cucire le varie parti. Quindi, una volta fatto questo, ci vediamo per il passaggio successivo. Dunque, prendiamo il pannello frontale con uno laterale. Li posizioniamo in questo modo, quindi dritto con dritto, e andiamo a chiudere il primo lato, che sarà questo a unione appunto dei due pannelli.
Bene, una volta cucito il lato, ovviamente dobbiamo cucire anche l'altro. E per farlo prendiamo l'altro pezzo del lato, lo posizioniamo come prima dritto contro dritto. In questo modo fissiamo con le clip e andiamo a cucire sempre con un punto dritto. Dopo aver fatto questo, terminiamo il giro naturalmente, quindi prendiamo anche l'ultimo pannello che ci rimane, lo posizioniamo in questo modo, sempre dritto con dritto, e andiamo a cucire anche questo con un punto dritto. Poi andremo a chiudere l'ultimo lato, quindi posizioneremo il dritto dell'ultimo pannello con il dritto dell'ultimo lato e sempre con un punto dritto chiudiamo anche l'ultimo dei lati. Ed eccoci, quindi questo è il risultato. Ovviamente ci sono le parti superiore e inferiore aperte, ma adesso dobbiamo infilare tutto sulla nostra macchina da cucire per prendere le misure della parte alta. Dunque, questa è la parte alta della nostra macchina da cucire e come vedete il foro andrà fatto su un lato della parte superiore. Più o meno questo è il rettangolino che dovremo aprire, quindi io vi suggerisco di fare come sto per fare io adesso, cioè prendere un pezzo di carta e andare a segnare la misura del foro. Poi prenderemo la misura dal lato frontale e la misura dal lato sinistro. In questo modo riusciremo a posizionare esattamente il rettangolo sulla stoffa e a creare il foro. Lo andiamo a fare e ci vediamo tra poco. Dunque, quello che andiamo a fare è segnare sul rivestimento, questa volta al rovescio, il rettangolo che siamo andati a ricavare dalla parte superiore, quindi il foro della maniglia. Per chi ha la serie NC, simile appunto a quella che ho io, dovrà fare un rettangolo di 5 per 16 e mezzo e quindi andarlo a posizionare sulla stoffa di rivestimento. Ma in che modo? Andando a segnare 16 centimetri dalla parte sinistra e 9 come centro, e quindi questo rettangolo verrà posizionato esattamente con il 9 al centro e a 16 centimetri dal bordo, e in questo modo andiamo a segnare il contorno. Ora andiamo a prendere la stoffa esterna con il suo feltro, posizioniamo al di sopra la stoffa di rivestimento e posizioniamo dritto contro dritto naturalmente. Allineiamo bene tutto e con la macchina da cucire andiamo a cucire questo rettangolo qua con un punto dritto. Ed ecco qui, abbiamo la nostra cucitura fatta, adesso dobbiamo aprirla, quindi con le forbici andiamo a tagliare la stoffa in eccesso. Facciamo prima un foro e poi andiamo ad aprire tutto quanto. Io utilizzerò queste forbici che creano questo effetto zig zag perché permettono alla stoffa di non sfilacciarsi troppo. Ed ecco, una volta che abbiamo realizzato il foro, prendiamo la stoffa di rivestimento e la andiamo a rigirare all'interno in questo modo, facendola appunto passare attraverso il foro. E
E dunque, visto che dobbiamo far stare ben ferma la stoffa, andiamo a fissare tutto con una cucitura dritta intorno al nostro foro. Bene, ora che abbiamo anche il nostro foro pronto, dobbiamo unire questa parte, che è quella superiore, al resto che abbiamo cucito prima. E lo facciamo spostando la parte interna, quindi la andiamo a spostare verso l'interno in modo che non venga toccata da questa operazione per il momento. E andiamo a prendere l'altro nostro rivestimento e facciamo combaciare tutte le estremità, quindi le fissiamo con delle clip per tenere tutto ben fermo. Ed ecco qui, abbiamo tutto pronto con le nostre clip, quindi andiamo a cucire questo contorno. Ed eccoci con la nostra cucitura pronta e la parte della fodera interna. Adesso possiamo metterla al suo posto in questo modo. Per il momento teniamo da parte la nostra cover perché ci dedichiamo alla fodera interna, che completiamo in questo modo. Andiamo a cucire una delle parti più grandi con i lati, come abbiamo fatto prima con la cover esterna, con un punto dritto. In questo modo facciamo la stessa cosa dall'altro lato, sempre con un punto dritto, e infine con l'ultimo pezzo andremo a unire prima un lato e poi l'altro. Dunque, iniziamo rigirando la nostra cover che abbiamo fatto all'inizio. E quello che dobbiamo fare è tirare fuori la parte interna del rivestimento che abbiamo fatto sulla parte superiore. Ora prendiamo invece il rivestimento interno che abbiamo cucito poco fa e infiliamo al suo interno la cover in questo modo. Quindi facciamo combaciare perfettamente la parte superiore con il resto della copertura interna. Quindi, proprio come abbiamo fatto all'inizio, fissiamo tutto il contorno con delle clip. Ed ecco quindi che possiamo andare a effettuare una cucitura dritta su tutto questo contorno. Quindi eccoci, dopo aver cucito la parte interna del nostro rivestimento, possiamo rigirare tutto così come dovrà essere. Ed ecco la nostra cover che è quasi pronta. Ovviamente adesso bisognerà chiudere la parte
inferiore. Per farlo io utilizzerò una striscia di stoffa tagliata per sbieco di 4 cm di spessore. Come lunghezza invece prendete la somma di tutti i lati, quindi il perimetro della cover che abbiamo già fatto più qualche centimetro di sicurezza. Quindi su questo andiamo a piegare la stoffa a metà, lo facciamo con il ferro da stiro e poi pieghiamo i lati verso la metà che abbiamo appena stirato e quindi che ci farà da guida. E in questo modo otterremo questa striscia che poi chiuderemo in questo modo, imprigionando al suo interno il bordo che adesso è aperto della nostra cover. Lo andiamo a stirare per bene e poi vediamo come applicarlo appunto sulla cover. Se non avete sufficiente stoffa, ovviamente potete prendere più pezzi della stessa stoffa e andarli a unire con una cucitura dritta su un lato. Dunque abbiamo il nostro bordino, non ci rimane che applicarlo al bordo della cover. Lo facciamo naturalmente prendendo tutte e tre gli strati e applicandolo appunto come abbiamo detto, incastrandoli all'interno della piega che abbiamo fatto e stirato. Ed ecco qua, tutte le clip sono state inserite correttamente, non ci rimane che spostarci sulla macchina da cucire ed effettuare un punto dritto per fissare appunto questo nostro bordino. Ed eccoci qua con la nostra cover pronta, ho anche aggiunto, come avete visto, una bella scritta con un vinile termoadesivo per personalizzarla e siamo dunque pronti a inserirla sulla nostra macchina per proteggerla dalla polvere.